All Out e noi siamo pronti a iniziare a dare fuoco alle polveri per questo, per questi 3 giorni che ci terrà assolutamente tanto impegnati. Il primo appuntamento, come sempre, quello che va ad aprire tutto, è quello del Light the Fuse. Che cos'è Light the Fuse? È la preview di quello che vedremo in pay-per-view. La nostra preview personale, quindi i nostri pronostici che riguardano questo lunghissimo, ne sono sicuro, evento della All Elite, che domani notte, insomma, andrà in onda e sarà visibile in Italia attraverso la piattaforma Sky. Sky, non potete guardarlo su Now TV, non potete guardarlo da Sky Go, dovete proprio avere la parabola in casa, in modo da poter accedere a questo servizio di prima fila e acquistarlo. Siamo qui quindi per fare i pronostici, sono tantissimi match, non mi resta altro che presentare me stesso, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, come sempre al mio fianco, pronto per aiutarci in questi pronostici, c'è Fabrizio. Ciao Fabri, benvenuto e ben arrivato a questa lunghissima maratona che ci attende. Ciao Stefano, grazie. È una serata importante perché con noi abbiamo anche un ospite che è recentemente entrato a far parte, insomma, dei Padawan di Fabrizio, sta formando un paio di persone per vedere di ampliare quello che è il nostro gruppo all'interno del lato vero del ring. Diamo il benvenuto a Luca. Ciao Luca, benvenuto. Buonasera, ciao a tutti, ciao Fabrizio, ciao Stefano. Allora, ti abbiamo visto in settimana parlare di NXT, ti abbiamo visto pronto anche per quelli che saranno gli appuntamenti che avremo per la WWE. Oggi invece ti presenti qui per chiacchierare con noi anche di All Elite, che è una federazione che, se non sbaglio, segui molto bene, e certo, quindi insomma ti troviamo preparato sicuramente, quindi sappi che sarai sotto la lente di ingrandimento di tutti i nostri utenti che iniziano oggi a conoscerti e quindi inizieranno oggi a capire se tu sei come il sottoscritto che non becca un pronostico manco morto o se sei come Fabrizio che almeno ogni tanto un paio li prende. Quindi capiremo insomma se sei team Stefano o team Fabrizio. Io di solito con i pronostici anche calcistici, insomma, però ci proviamo. Non è il tuo? Diciamo che magari vado più di speranze mie che di realtà. Ci sta. Proviamo a vedere come va. Intanto si stanno avvicendando con noi un po' di persone. È arrivato il nostro amico Ace, Jesse the Buddy Ventura. Ciao carissimo. C'è anche Settimio. Ciao caro. C'è anche Cliff. Che bello, un po' di wrestling. E ovviamente ci saluta con No Passa Nada Perros. Quindi Fabri, questo è il tuo amico che ti saluta. E eccoci qua, c'è anche Gianluca, ciao carissimo, benvenuto, c'è anche Giovanni. Direi a questo punto di iniziare ricordando alle persone che la maggior parte di voi vedranno questo contenuto su YouTube, allora avete un link nel nostro gruppo Telegram, per il nostro gruppo Telegram, a cui potete accedere gratuitamente, è libero accesso a tutti, basta cliccare su quel link ed entrate nel nostro gruppo, trovate noi per chiacchierare giornalmente di All Elite, di tutte quelle che sono le faccende che cerchiamo di andare, insomma, a raccontarvi poi nei video. Ovviamente, buona cosa, dato che siete venuti a vedere questo video, lasciare una reazione, magari un commento in base ai nostri pronostici, magari anche un like se vi piace quello che stiamo facendo. Ma ora è il momento proprio di iniziare e quindi, insomma, iniziamo con quella che sarà la Zero Hour, perché avremo un'ora di tempo free per tutti su YouTube, come si chiamavano, diciamo, le ore libere della Ring of Honor. Ora anche la All Elite ha lasciato il nome buy-in e è iniziato con la Zero Hour. E Fabri, cominciamo subito a colpirti al costato, perché uno dei match della Zero Hour sarà il match valevole per l'All Atlantic Title con Pac campione che se la deve vedere con il rientrante Kip Sabian. Sì, le speranze che questo fosse a tutti gli effetti il secondo titolo sono svanite in un attimo. Ci ha messo meno di 12 secondi netti, ma da un lato sarebbe giusto che vincesse Kip Sabian. Però l'appena tornato non è stato pubblicizzato troppo come incontro, quindi vado per Pac che mantiene. Non è stato creato il giusto hype, scuso, quando ha attaccato Pac, quindi secondo me Pac mantiene il titolo. Interessante questa idea. Luca, tu cosa dici? Io sono dell'opinione che mi sembra più un titolo da Kip Sabian che da Pac, nel senso che non gli stanno dando l'importanza
secondo me, che poteva tenere un titolo PAC. Cioè, mi sono spiegato un po' male, però penso che il concetto l'abbiate capito. Tu Nel vedi Pac come un senso. campione che dovrebbe avere un titolo diverso rispetto a questo. Sì, insomma, secondo me merita di più PAC, ecco, perché questo titolo lo vedo un po' molto secondario e lo vorrei un po' più in ribalta, però sento meglio di niente, no? Quindi, però, per me sarà comunque un più uno per PAC, anche se Kip Sabian per me è tornato bene, però difende PAC senza neanche tantissimi problemi. Io devo fare ovviamente l'avvocato del diavolo. Io vado con Kip Sabian. Credo che sia la mossa migliore per rilanciarlo, o forse lanciarlo, perché noi in realtà non l'abbiamo mai visto lanciato da qualche parte. Gli abbiamo visto fare un paio di cose interessanti, però sono state proprio un paio le cose interessanti che ha fatto. Chissà se è in grado. Io credo potrebbe essergli molto utile in realtà un titolo di questo tipo per tornare magari in Inghilterra. O viaggiare in Europa o anche in altre parti del mondo a difenderlo per diventare un po' per, diciamo, per togliere un po' di ring rust. E quindi io provo con Kip Sabian sperando che PAC non sia in scadenza, che è una delle cose che continua a girarmi, a frullarmi nella testa ultimamente, e sperando che se fosse in scadenza decidesse di rinnovare, magari presenziando un po' di più, perché nell'arco narrativo che diciamo è stato scritto durante la pandemia tutta e anche praticamente dopo, se adesso ci consideriamo dopo pandemia, ha fatto veramente, veramente poco. Quindi non lo so, non lo so. Kip Sabian vincitore al 51%, soprattutto perché riprenderebbe la faida con Miro. È una possibilità però. La vedo un po' deboluccia, insomma, vorrebbe dire che Miro già ha finito tutto il suo lavoro con Malakai Black in un 3 contro 3. Ci può anche stare, Mi piacerebbe questo scenario di Miro, cioè non ci avevo neanche pensato, onesto. è un'opportunità, è un'opzione, sia per dare un titolo a Miro, sia per fare qualcosa di particolare per Kip Sabian e quant'altro. Però, cioè, io e Fabri speravamo in qualcosa di più rispetto a un 3 contro 3 tra Miro e Malakai. Cioè, comunque è potenzialmente un match molto interessante. E se non sbaglio, potrebbe essere anche comunque una prima volta, perché nemmeno in WWE si erano mai affrontati. Non mi sembra. A memoria dico di no, poi magari. Black Mirror, no. A Anche memoria dico. perché, bene o male, quando Black è arrivato nel main roster, se non sbaglio, Miro era già in quel canalone di Lashley e quelle robe lì. Ah, è Però vero, no, me l'avevo rimosso. adesso magari sbaglio quei tempi, ma non era chissà che considerato un Miro. Probabile, probabile, probabile. Intanto continuano ad arrivare delle belle persone come Kimer, che sarà con noi anche nella maratona pre-all-out a parlare del gioco della All Elite. È arrivato anche il nostro amico molto sospettoso, The Suspect. E poi Gianluca dice forse un match a più persone, quello che includeva Miro e eventualmente Malakai in WWE, ma non credo, non mi viene in mente nulla. Un pochino più facile probabilmente nel pronostico, Fabri, il FTW title match con Hook che deve difendere con Angelo Parker. Mi viene già da ridere, vai, sparaci il tuo pronostico. Mi dispiace che non che abbiamo poco tempo, tiriamo troppo per lungo e ci sono tanti incontri. Vince Luca? Forse il match più semplice da pronosticare, Hook P1 e via. Io spero soltanto che due manate se le prenda anche Manard, ma vince Hook, cioè sembra evidentissimo, insomma. Sì. Se perde Hook, cioè We Riot veramente. Adesso al di là di Io anche tutto, non vorrei con le Parker. manate, anche io vorrei le menate a Menard perché non sopporto la sua faccia. Ti giuro. Cioè, insopportabile. È È una delle persone insopportabile. che probabilmente mi reca più fastidio visivo. È proprio un fastidio estetico. Ma non perché sia brutto, ma proprio per
per gli atteggiamenti, per le facce, per come si Ma nelle comporta. grafiche io non riesco a renderlo credibile quando fa le No. grafiche. A parte che non è stato credibile neanche nell'attacco che ha fatto a Brian Danielson l'altro giorno. È stato abbastanza deprimente vederlo così, però. La domanda giusta è più o meno di 5 minuti questo match, Fabri? No, ma meno, ma scherzi, meno. Ok, a me Lucas? si andrà sui tre. Ma esagerare, sì. Io vado sotto l'uno. Ma anche per me, però. Sotto il Sto minuto, dico io. Abbiamo qualcuno che si è abbonato, grazie mille a Carolone Atomico, grazie, 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 e anche a The Sospect che fa il suo quarto mese consecutivo, grazie, grazie, grazie di cuore. Sono in realtà degli abbonamenti regalati dal nostro amico Edo, che ringraziamo di cuore per, insomma, aver contribuito ancora a far crescere il nostro canale. Un altro mese della Zero Hour, Fabrizio. Questo ti tocca da vicino, AAA Mixed Tag Title Match. Cosa è successo? In fondo, quello che la settimana scorsa doveva essere l'unico match che avrebbe portato a questo, è finito male, perché si è fatto male Ortiz, quindi hanno dovuto chiudere. L'hanno rifatto e la sfiga ha voluto che, insomma, rifacendolo, hanno appena vinto Ortiz e Rubisò, e quindi subito dopo match in pay-per-view tra Sammy Guevara e Taimelo campioni. Contro questi due. Come andrà dopo aver visto Ruby che baciava la cintura? E andrà che Sammy Guevara e Taimelo mantengono la cintura, anche perché comunque c'è sempre da considerare il discorso AAA e loro due, soprattutto Guevara, sono non componenti del roster, però se li chiamano vanno più che volentieri. Insomma, diciamo che la parte americana che va senza problemi nella AAA, Ortiz e Rubisò, per quanto io apprezzi sicuramente molto di più Rubisò rispetto a Taimelo, in Messico non so nemmeno chi sia. Sì, Detta proprio. assolutamente, assolutamente. Luca, avresti mai baciato quella cintura sapendo quello che hanno raccontato di fare Taimelo e Sammy Guevara con le loro cinture di campioni qua e là? Quello di cui ho paura adesso, andando avanti ancora di più, però anche qua secondo me Guevara me lo tengono e lo perderanno in Messico tra tempo. E anche qua più uno, un match che onestamente non ho neanche così tanta voglia di vedere, onestamente. Però vedrò, perché mi piacciono i kick-off dell'AEW, perché ti mettono tanti match. E la gente comunque è invogliata a vederlo, quindi mi interessa. Il primo stava venendo molto bene tra queste due coppie. Il secondo, un po' troppo ragionato forse, ma comunque non è venuto malaccio. Sul terzo hanno già veramente detto un sacco di cose nei primi due incontri, quindi complicato. È che poi purtroppo fanno questo incontro con le regole statunitensi. E quindi non è intergender match, quindi. Io credo che l'abbiano aggiunto un po' anche per mettere questi titoli e dare rilevanza un po' alla AAA, diciamo. Dopo averli messo, se non sbaglio, era Rampage, vero? Sì. Sì. Diciamo che la partnership va avanti in qualche modo, insomma. L'unica cosa, Fabri, è già la terza volta in pochi giorni, in fondo, che abbiamo visto Rampage settimana scorsa, questo Rampage e ad All Out, qualcuno mi soffia nell'orecchio un'idea tremenda. Non è che la AEW sta cercando di introdurci in qualche modo i titoli Mixed Tag? Non credo, perché le coppie all'epoca, quando pensavamo ai tornei magari eventualmente mixed, c'era Penelope Ford e Kip Sabian e Brandi e Cody. Omega era sempre con Rio. Ora, Brandi e Cody non ci sono. Ma Omega e Rio. sai chi ci potrebbe essere? Vai. Miro e Lana. È vero, vero, è vero, mai dire mai. Poi Rio è praticamente desaparecida, quindi un Omega Rio non li metti. Hai Guevara Taimelo e Rubisò in teoria più con Kingston che con Ortiz, però comunque, però poi con chi lo faresti? C'è il problema grosso della divisione femminile, non lo risolvi di certo mettendo queste cinture.
Sì, assolutamente vero, assolutamente vero. Anzi, probabilmente rischi di cacciare ancora più nei guai la divisione, togliendo magari delle faide Togli uno possibili. spazio e poi appunto c'è il discorso che non sono veri intergender match e questo pesa molto perché se fai vedere delle donne che si picchiano tra virgolette contro gli uomini anche allora vedi anche eventualmente lo stile di lotta qualcosa, ma se continui a confinare uomini uomini e donne donne ti viene male proprio l'incontro, sei costretto a dare il tag, quindi magari un eventuale vantaggio non te lo prendi e nei match di coppia è fondamentale il vantaggio quando è stanco l'avversario. Ah, sì. Saper Sì. lavorare in coppia non ha nemmeno senso saper lavorare in coppia in questi incontri così. Eh sì, è abbastanza devastante, anche perché poi non hanno mai messo in gioco una delle tattiche che secondo me dovrebbero mettere in gioco, cioè quando uno dei due le sta prendendo, mettiamo l'uomo le sta prendendo, va a dare il tag alla ragazza, chi le stava dando va subito fuori la propria compagna di tag, gli ridà il tag. E si ricomincia uomini contro uomini, quello stanco con quello che gliele stava dando. Cioè, voglio dire, questa tattica super semplice non la usano mai. Non è necessario in AAA perché tanto se entra un uomo e c'è dentro una donna si picchiano tra di loro. Problema. Ma in questo caso, cioè, io una volta preso il vantaggio avrei sempre il vantaggio. Ma infatti sarei curioso di sapere comunque come la prende il pubblico comunque messicano. Le cinture sono messicane in questo caso. Per la federazione, vabbè, la AAA ovviamente avrà detto sì, nessun problema, ci mancherebbe. E però il pubblico non è che non credo che la prenda benissimo. Sì, in effetti sì, in effetti abbastanza, boh, abbastanza delirante la situazione. Questo ovviamente ripiega il fattore Kingston-Guevara, che hanno separato e giustamente, dico io, hanno messo comunque entrambi nella Zero Hour e non all'interno proprio del pay-per-view in quanto tale. Sicuramente, se devo essere onesto, l'incontro di Kingston contro Tomohiro Ishii è molto, molto superiore come livello e potenzialità, indipendentemente dalla vittoria di uno o dell'altro, rispetto a quello di Sammy Guevara, che sicuramente sarà stato contento di avere sul libro paga sia lui che la moglie nello stesso giorno, ma più di quello, in realtà, insomma, Ishii Kingston, altro livello. E Fabri, secondo te chi vince? Kingston, quando è che deve lottare in Giappone? Kingston non deve lottare in Giappone, mi pare. Ha lottato contro Ah, già Mauro fatto. Fuji la Ha già settimana fatto. scorsa, ma negli Sì, Stati Uniti. ok. Già fatto. Ah, vabbè, sì, è negli Stati Uniti, scusa. Io non stravedo per l'Ishii attuale, quello Meno male, per meno nulla, per male. nulla. E però. Mi sa che a Kingston qualcosina fanno pagare e non fanno arrivare Ishii così per nulla, diciamo. Secondo me vince Ok, Luca, Ishii. portiamo sul 2-0 Ishii o Sì, facciamo l'1-1? concordo perché secondo me potrebbero, tra molte virgolette, punire Kingston, oltre alla sospensione, diciamo. E comunque per me questo match sta stretto alla Zero Hour. Cioè, perché ci starebbe benissimo anche una card, in una main card, secondo me. Non so voi cosa ne pensate. Io avrei fatto una sostituzione rapidissima. Sono onesto, con tutto il dispiacere del mondo, avrei messo questo match in card e sotto avrei spostato Powerhouse Hobbs contro Ricky Stavo per Starks. dire, stesso incontro anch'io. Sì, non ci sarebbe stato nulla Stesso di cui incontro. discutere, senza nessun problema. Però sì, per me Ishii per il motivo che ha elencato bene Fabrizio. Io la penso al contrario invece, ma per il fatto che credo che Kingston abbia preso comunque una cantonata bestiale, ma Tony Khan abbia un piano molto preciso con lui e finirà per non punirlo. Quando c'è stato da punire Sammy Guevara, l'ha allontanato seriamente. Con Eddie Kingston l'ha allontanato, però alla fine gli ha dato Ishii e con Ishii ci ha già perso in New Japan, è vero che era strong. Credo che li mandino sull'1-1. Io non so se magari la New Japan ha richiesto Kingston, la butto lì, per Wrestle Kingdom o qualcosa del genere. Kingston se lo richiede per i lottatori stile Ishii Suzuki, quella gente lì. Nonostante non abbia quell'età lì, però
però li richiede tutto quello. Però fai un Ishii Kingston 3 al Tokyo Dome, per esempio, cioè, sì, diventa un bel primo match interessante, no? Sì, sì, no, no, quello sì, sicuramente. Rispetto è difficile ai, pensare che Kingston venga chiamato. Rispetto ai canonici primi incontri che fa la New Japan, sì, assolutamente. Sì, 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 sì. Anche perché quest'anno è una giornata sola, eh? Meno male. Wrestle Kingdom, quindi... Eh sì, si torna probabilmente a chiacchierare meno e a picchiarsi di più. Quindi un Ishii Kingston potrebbe anche essere interessante. Io spero sempre che Kingston possa coronare il sogno di una vita e lottare contro Jun Akiyama, però bisognerebbe farlo o in DDT o in AEW con Jun Akiyama che arriva dalla DDT. Spero per lui che prima o poi ce la faccia, e, dato che comunque... sono onesto e gli voglio bene a Kingston, anche del mio stesso anno, quindi figuriamoci, capisco anche gli acciacchi e tutto il resto, il fisico distrutto, però non può arrivare chissà dove, come cinture, regni, cose, dategli giù una chiama, porca troia, cioè, fatelo felice, è l'unica cosa che può servire per star bene. Velocissimamente, che Sospet chiede cosa ha fatto Kingston per essere sospeso, e di fatto ha litigato con Guevara, è stato sospeso per un mesetto, grosso modo. Litigato in vita reale. In vita reale, dopo... non sul ring, no. Dopo esatto, un promo, esatto, che hanno fatto. Se l'è presa male Kingston. E quindi diciamo che c'è stato un ridimensionamento della faida, probabilmente cancellata per un bel po', anche se i due hanno parlato di riuscire tranquillamente a lavorare insieme, meno male, almeno quello. Perché davvero sarebbe stato brutto sapere che c'erano rimasti dei rancori. Mm-hmm. Passiamo alla main card, che io ho trascritto in modo completamente casuale, quindi non c'è un ordine perché non l'abbiamo avuto. L'unica cosa è che alla fine avremo il main event. Basta, questa è l'unica cosa che sappiamo. E quindi l'abbiamo messo per primo, così. No, no. Adesso guardo Fabri, mi ha scombinato tutto. Via il dente, via il dolore. Per assolutamente. Abbiamo messo, così. Chissà se sarà nella prima ora oppure no, ma comunque il trios match tra FTR e Wardlow contro Jay Lethal e Motor City Machine Guns. Tolto che i Motor City Machine Guns non sono più quelli di una volta, ma stanno comunque facendo ancora molto bene nonostante tutto. Inseriti in questo contesto, nel pay-per-view che è la festa dei trios, Fabri, come vedi andare questo incontro? Io mi sono già spoilerato le puntate di Elite Friday. Secondo me vincono Lethal e Motor City Machine Gun, ma perché i Motor City Machine Gun saranno gli sfidanti degli FTR per il titolo Ring of Honor. Visto che tutti e due anni trascorsi Ring of Honor più o meno rosei, abbastanza rosei, comunque soprattutto Shelley, e secondo me ne approfittano per dare i prossimi sfidanti al titolo Ring of Honor degli FTR. Quindi vado con Lethal e Motor City Machine Guns. Luca? Anch'io vado con loro, ma per il semplice fatto che dopo Lethal va con Wardlow, può essere? Ancora? L'hanno già fatto in realtà, quindi fatto, sarebbe però, magari con una vittoria in più gli dai un altro match, non lo so. Diciamo che Jay Lethal è scuola per Wardlow, quindi ogni volta che ci va contro Wardlow ne esce migliorato, sicuro, sicuro. Sì. E comunque mi sento di dire Jay Lethal e Motor City, però Wardlow farà una bella prestazione perché deve farla, secondo me. A me Wardlow sta piacendo, quindi in realtà credo che manterrebbe un pochino questo andazzo, e sicuramente in un match di questo tipo ci sta anche che faccia qualcosa di particolare, magari vada anche un po' fuori per un po' di tempo e magari si lasci così pregustare un FTR contro Motor City, come diceva poi Fabrizio per Ring of Honor. Però anch'io, ragazzi, in questo caso devo andare con Jay Lethal e Motor City. Prima di tutto perché agli FTR non servirebbe un'altra vittoria in questo momento. Secondo perché davvero, se entro la fine dell'anno gli FTR avessero fatto questi cazzo di due match contro i Briscoe e mi facessero pure un match della Madonna con Motor City, cioè onesti, cioè quella cosa lì della Legacy comincia a diventare una realtà incredibile per loro. Noi abbiamo visto i Motor City in azione
non saranno più quelli, ma sono i cazzo di Motor City Machine Guns questi, eh. Cioè, sarebbe una roba da vedere, quindi me lo auguro grandemente, assolutamente. Gianluca la vede come Fabri, Tintori e Ring of Honor in palio contro il Motor City per vinto questo match. Non vedo il Warlock contro il tizio alto 2 metri. Questa è un'altra possibilità, cioè una delle possibilità è quella di vedere Warlock che viene portato via fisicamente da Satnam Singh, e questo fa scattare poi la faida con Satnam Singh. Tanto lo diciamo da settimane ormai, io e Fabri, prima o poi Satnam Singh si prende una powerbomb, prima o poi si normalizza il gigante. È così. No, una domanda. Sì. I Motor City sono sotto contratto con Impact? Non tecnicamente so, però, sì, tecnicamente. Non, se sia una gettona, no, perché il problema è Shelley, non è Sabin. Sabin sì, sicuro. Sì, Sabin. Shelley, lui è, non so se infermiere o fisioterapista, una cosa del genere. Quindi prima del Covid lui è stato fermo perché il suo ospedale, non o comunque dove lavora, non voleva che andasse in... Probabilmente non poteva neanche. Uno non poteva, ma poi magari rischio di prendersi il Covid, quindi lavorando in una struttura sanitaria, ovviamente. Quindi per un po' lui è stato fermo per quel motivo lì, ma poi quando è tornato o a Strong o facendo tutt'altro. E ora è arrivato a Impact. A me puzza più di contratto a gettone adesso per Shelley. Però... è molto probabile, molto probabile. Velocemente, una cosa che non capisco è come mai la New Japan sta facendo tenere le cinture agli FTR per tutto questo tempo. Sono due le ragioni fondamentali. La ragione numero uno è che delle cinture di coppia alla New Japan non frega un cazzo di niente. La seconda, altrettanto fondamentale, c'era il climax e per loro c'è il cazzo di climax e non se ne esce. Anche perché, ricordiamoci che New Japan Pro Wrestling non è facile trovare le coppie, magari due della stessa unit, quindi della stessa stable, vanno insieme, lottano per un periodo, fanno qualcosa insieme, ma non è che esistono proprio le coppie fisse, come siamo abituati a vedere Young Bucks, FTR, che fanno tutta carriera insieme e ho la maggior parte della carriera insieme. Quindi in realtà in New Japan non c'è necessità di difendere così tanto le cinture che adesso gli FTR hanno lì alla vita ben salde. Inoltre a breve parte la Tag League in cui si deciderà chi è il prossimo sfidante dei campioni e quindi dalla Tag League uscirà probabilmente chi andrà a sfidare gli FTR. 9 su 10 a sto punto al Tokyo Dome, si presume di sì. Poi è anche la domanda che viene sempre fatta anche magari per il Messico, perché hanno le cinture gli stranieri? Perché delle cinture anche lì non gliene può quasi fregare di meno, e dando le cinture all'estero vengono viste, né più né meno. Quindi esatto, magari qualcuno fa vedere la loro federazione, esatto, perché l'importanza delle cinture anche in Messico non è che sia elevata. Questa è una cosa sbagliata. No. Non è vero che non piacciono i tag. Sono meno interessate le cinture tag. Perché i tag... questa è la storia che ha voluto Ricky Dozan quando ha iniziato tutto il lavoro in Giappone per, diciamo, far sviluppare il wrestling. I tag e i trios sono sempre stati i match che lui ha visto per mandare avanti le faide in singolo. Infatti i tag sono formati da lottatori che in singolo devono fare qualcosa. E quindi ogni tanto, quando Kenta Kobashi non aveva più il titolo ed era meglio portarlo via, lo mettevano insieme a Kawada e boom, vai a fare la tag league insieme, vediamo cosa succede, e facendo dei meccioni della Madonna come sempre. Però adesso io ti ho parlato di All Japan, e no, in realtà non di New Japan, ma il concetto è un pochino quello. Per esempio in Noah, che io seguo molto bene, i titoli di coppia vanno via così, capito, come il pane, assolutamente. E quello non l'ho capito nemmeno io, l'adesivo sulla cintura AAA credo sia dovuto al discorso di famosi diritti. Sì, però non ce n'è sponsor, e in più la AAA è vista su Canal Space, che fa parte della Warner. Ma sai cos'è il problema? Credo che la disputa AAA quella americana... legale, sì, è vero, quella legale. Quindi probabilmente è per quello, però onestamente non ho mai... dato una bella patacca, cioè è molto più visibile così. Sì, esatto. Nessuno ci guardava, ma così l'hanno reso veramente difficile. Va bene. Passiamo oltre, quindi... un altro trios match, questa volta Darby Allin, Sting e Miro contro House of Black. Allora Fabri, abbiamo parlato a Elite Friday della possibilità, dato che House of Black avrà Julia Hart, di far arrivare magari accanto a Miro CJ Perry. I tempi potrebbero essere maturi,
le situazioni potrebbero andare in quella direzione lì. A questo punto, se deve finire la faida, Darby a Sting e Miro vincono e malamente sulla House of Black. Altrimenti finisce la faida. Darby Allin, Sting e Miro vincono. A parte che tanto anche Miro non ha una vittoria importante, anche se questo sarebbe un 3 contro 3, più che altro per mancanza di storyline al di là di tutto, quindi ritornerebbe. House of Black la sto vedendo molto bloccata tra l'infortunio prima di Malakai Black e un po' anche di Buddy Matthews, poi quando è andato comunque a casa sua, in Australia, comunque è andato dalle sue parti. E poi Brody King è stato messo in mezzo a Darby Allin, quindi secondo me questo lo vedono come cerchio per chiudere Darby Allin definitivamente la parte Darby Allin Sting, Brody King e in aggiunta Buddy Matthews, e Miro che si prende più o meno la sua vittoria, perché comunque bisogna vedere se Malakai Black effettivamente è recuperato e poi bisogna vedere se Malakai Black effettivamente ha di nuovo i suoi problemi di depressione, che se ce li ha quello, allora si fermerà magari un pochettino, poi bisogna vedere. Ah sì. Luca, cosa dici? Stavo proprio pensando ai problemi che sono usciti negli ultimi giorni, che pare siano tornati a Malakai. Penso che siano un importante punto interrogativo, perché se si deve fermare, ovviamente la vittoria va a Allin, Sting e Miro, perché di conseguenza fermi anche la stable di Black. Magari gli altri due magari si vedranno sicuramente, però il processo di stable un po' si ferma, credo, no? Quindi io dico Darby, Sting e Miro perché ho veramente timore che Black ancora sia tornato nei suoi problemi e mi dispiacerebbe veramente un casino. Però ovviamente spero di no, però vado con Allin, Sting e Miro e vediamo. Insomma, non credo arrivi già Lana, non so se è un nome che possa arrivare nel breve. So che è da tanto che è chiamata, però la vedo molto impegnata con tante altre cose. Non so se lei è sempre, sai, nella moda, nei social. Quindi non so se la vediamo subito, la vediamo più avanti, magari one night only o così. Sai, il fatto che lei comunque in Elite avrebbe tanto spazio libero, perché sei impegnato dal martedì sera al giovedì mattina. È vero anche questo, sì. E non tutte le settimane. E lei non tutte le settimane, perché esatto. Sì, diciamo lei, che non sarei... Ma teniamo conto che lei non fa... Scusami, lei non farebbe, non farebbe da lottatrice, lei farebbe comunque da manager. Noi lo speriamo tutti, Fabio. No, vabbè, ma lei anche quando era in WWE, sì, ogni tanto lottava, non era la sua... Sì, ha iniziato a lottare di più quando il marito è stato licenziato. Sì, assolutamente. Però penso che appunto i possibili problemi che siano tornati a Black siano un fattore importante. Sì, sono abbastanza fondamentali, purtroppo. Credo che siano davvero ciò che fa spostare l'ago della bilancia. Io mi schiero con Darby Allin, Sting e Miro anche per un altro fatto. Mi piacerebbe davvero tanto, soprattutto in un'ottica più o meno futura, ma neanche tanto, vedere Miro face, perché è talmente tanto amato dal pubblico che schierarsi tranquillamente con i face, secondo me sarebbe la cosa migliore, e probabilmente lo vedremmo tirare fuori delle perle allucinanti, perché tra l'altro è anche simpaticissimo. Esatto. Quindi, cioè, la libertà di muoversi nell'ambito face per Miro probabilmente viene una cosa molto carina, eh? Molto più di quello che possiamo immaginare, insomma, ma in più anche tenendo il personaggio che c'è adesso, cioè farlo da face, un po' da scemo, tra virgolette, cioè sarebbe... Sì, che ogni tanto si gira a parlare con la sua coscienza, esatto, positiva e negativa, sarebbe bellissimo. Miro è anche un po' sottovalutato da tanti, però invece è un buonissimo elemento. Allora, questa cosa, dobbiamo dire la verità, è vera, però con il tempo è stata anche abbastanza superata, e comunque le aspettative per il fan della All Elite su Miro sono sempre alte. Quindi fortunatamente è in un ambiente dove, se effettivamente riuscissero a dargli un pochino di spazio, probabilmente il supporto del pubblico lo avrebbe. Quindi magari un tempo sono più d'accordo. Io credo che la storia del Rusev Day, che è una stronzata galattica, che come tutte le stronzate che vanno over, rimarranno over per sempre,
quella cosa lì lo abbia veramente fatto caricare dal pubblico in una maniera esagerata. Difficilmente. E basta vedere quando è esordito, appunto, ancora sono 2 anni fa, in AEW. Sì. Il primo coro che gli hanno fatto era simile a Rusev Day, quindi è una cosa che magari è molto demenziale in un certo punto di vista, ma anche lo Yes Daniel Bryan. Però va over, alla fine come il trash. Basta che vedi una volta, la prima volta che Steve Austin ha detto what lo dicono 20 anni dopo ancora. Cioè, non è che... Assolutamente, assolutamente sì. Stanno arrivando anche altre persone, ciao carissimi, ben arrivati, mi devo spaccare tutto finché spacca tutto va benissimo. Questo è vero, Miro che spacca cose, che spacca persone, è fantastico. Sì. Lui ormai era diventato un eroe. Cioè, quel terzetto lì in fondo funzionava, lui, Lana e Aiden English, per dire, no? Funzionava da Dio. Niente. Ma anche lì soltanto perché è bastata una volta che lui dicesse Rusev Day, quando hai il genio tutto d'un tratto riesci a... Anche Aiden English ci metteva del suo, a me lui piaceva molto, era bravo. Vedi come la storia di Elias, che quando l'aveva detto a John Cena nel backstage, fa, ma lo sai che WWE sta per Walking with Elias? E si fa, ma te non lo dici al pubblico questa cosa qua? Scherzi! E qui basta, cominciano così. Le cose più belle iniziano così e poi finivano normalmente con This is not a good shit. Bene, Chris Jericho contro Bryan Danielson, un match costruito in relativamente poco tempo, probabilmente figlio, questa costruzione del poco tempo, figlio del fatto che a Quake by the Lake Chris Jericho ha dovuto lottare per forza per il titolo. Probabilmente avrebbe iniziato prima la faida con Danielson. Sta di fatto che il grande punto interrogativo non è Chris Jericho nella sua versione Lionheart, o Bryan Danielson, la sua versione American Dragon, o che cazzo volete voi, Blackpool Combat, quello che volete. Il punto chiave è Daniel Garcia? Fabri, partiamo da qui per i nostri pronostici. Allora, Daniel Garcia, non so se apparirà a bordo ring, apparirà alla fine. Quello sì. Non credo che sia decisivo per la vittoria di uno dell'altro, e anzi, almeno che si appare magari nelle fasi finali, i classici sguardi, però non da decretare addirittura una sconfitta. E poi da lì in poi la mia speranza è che sfanculi tutte e due. Pulito. Però per come sono andate le ultime settimane è più facile che resti con Jericho. Al tempo stesso Jericho, secondo me, perderà, vincerà Danielson. Fino a 2 secondi prima che mettessi questo banner avrei detto Jericho. Poi però mi è venuto in mente che Jericho ha inanellato una serie di vittorie impressionanti in tutte le sue faide, vedi soprattutto con Kingston ultimamente. Ha avuto la possibilità di andare con Moxley. Se gli fai battere anche nuovamente Danielson, a prescindere che c'è Garcia di mezzo, però cioè, gli dai altre vittorie enormi, e parliamoci chiaro, Jericho non è che non se le merita, ma non ha niente da dire Jericho. Quindi tanto vale, gli dai una vittoria troppo importante che in questo non gli serve per nulla. Quindi l'incontro lo vince Danielson, però poi Garcia picchierà Danielson insieme a Jericho. Tu cosa dici, Luca? Io sono molto molto curioso di questo match, perché può essere sia una ciopeca sia tanta roba. Perché non mi ricordo un match tra Jericho e Danielson. Ah, ne hanno fatti tipo 3 in tutto. Ne hanno fatti pochissimi. 2, 3. Quindi non saprei cosa aspettarmi anche, capisci? E quello è il mio problema. È un Jericho che comunque tanti ancora lo bistrattano, quindi voglio che faccia sempre grandi prestazioni, così almeno fa star zitti tutti. E Danielson, che vabbè, Danielson è una garanzia, voglio dire. Ha fatto fare un match della Madonna a Edge e Reigns, quindi voglio dire... Però credo che Daniel Garcia, che io stravedo per lui, possa essere molto determinante. Credo resti con Jericho, ma può essere molto molto determinante. Perché comunque alla fine si basa molto su di lui, tutto ciò. Lui lo stanno gestendo per me perfettamente, perché è il futuro, uno dei
future stelle della federazione, secondo me, ed è importante che lo mettano alla ribalta con questi due nomi grossi. Lui sta imparando tanto, lo vedo sempre molto bello, determinato, migliore, e io vado con Jericho. Io non so se mi sono spiegato bene. Sì, assolutamente, assolutamente. Io invece aggiungo un elemento, non perché non volessi aggiungerlo prima, ma perché mi è venuto in mente poco fa, mentre parlava Luca, quindi non potevo neanche interrompere. Cioè, c'è già segnato un match tra Wheeler Yuta e Garcia, Daniel Garcia, mercoledì per il Pure Title. Qualcosa andrà comunque storto tra Jericho e Danielson per colpa di Garcia. Non dico che vincerà Danielson, ma io dico che Jericho gliela farà pagare nel giorno del portale. Lo attacca probabilmente nel giorno in cui Garcia magari sta per vincere il portale o qualcosa del genere. Io la fai da Garcia e Jericho la voglio assolutamente. Steti, si sente... Pensavo fosse un problema mio. Ah, ok, allora... Adesso a posto. Come se ti fosse staccato un attimo il jack. Sì, capisco. No, dicevo che, visto che c'è un match tra Wheeler Yuta e Daniel Garcia a Dynamite la prossima settimana, qualcosa andrà storto tra Jericho e Garcia. Non dico che Jericho debba perdere per forza questo match, ma probabilmente gliela fa pagare anche soltanto per queste settimane durante il suo match per il titolo, per il Pure Title, per due ragioni. Il primo, perché se Garcia vince un titolo e Jericho non ce l'ha, potrebbe essere un problema per la leadership della JAS. Seconda cosa, il Pure Title è il titolo per i wrestler. E Jericho si incazza come una bestia. Quindi qualcosa va storto. A questo punto è possibile, e io mi schiero così, vince Bryan Danielson. Proprio perché così Garcia magari poi si spiega, sembra spiegarsi in pay-per-view con Jericho, che poi la butta al culo mercoledì, prima del o durante il match per il Pure Title. Mi piace questa, lo so. Allora, vediamo il prossimo match che noi abbiamo prima declassato a un Zero Hour tra Ricky Starks e Powerhouse Hobbs. Sostanzialmente hanno provato a dargli ancora più peso. In realtà non è una faida sbagliata o fatta in modo scorretto o raffazzonata. Però credo che volessero comunque provare ad aggiungere qualcosa, perché nel finale di Rampage praticamente Ricky Starks ha battuto QT Marshall e Powerhouse Hobbs sostanzialmente è arrivato, c'è stata bagarre e sono arrivati tutti a dividerli. Hanno voluto aggiungere qualcosina in più. Cioè, detto questo, Fabri, come pensi che andrà questo match? Se vogliono dare un senso, fanno vincere Hobbs, perché è quello che ne ha più bisogno, è quello che si deve far conoscere. Effettivamente Ricky Starks è così, lo vediamo, è Ricky Starks, ok? Hobbs è quello che deve far vedere che c'è ed è migliorato, ecco, bravo, ed è migliorato tanto. Quindi deve dimostrare che è migliorato a tal punto che si è tolto da Ricky Starks, perché è più forte di Ricky Starks. O comunque secondo lui lo frenava, una cosa del genere. Ma di là che è stato senza senso, questo vabbè, lasciamo stare. Però devono far vincere Hobbs, quindi spero che ogni tanto ci ascoltino, e quindi stavolta vado di logica. Serve molto di più Hobbs rispetto a Ricky Starks. Ricky. Luca? È vero che serve più a Hobbs, però io ho talmente un feticcio per Starks che per me è fantastico lui. Non so per voi, ma per me dovrebbe uscire da queste piccole faide e andare un po' più su, un scalino più in su. Non dico nell'ultimo piano, ma per me io penso che deve disfarsi subito. Quindi io dico Starks. So che magari non è logico, però per me Starks merita di meglio. Tra virgolette, ovviamente, perché insomma, Hobbs non è il più scarso, però intendo che io vorrei vedere Starks più su, merita di più, e per me vince lui. O meglio, vorrei vincesse lui. Luca, io ho una domanda tecnica, però, a questo punto, che credo sia fondamentale che tutti vogliono sapere, dato che comunque è la prima volta che tu parli con noi di All Elite.
Cosa ne pensi delle scarpe di Ricky Starks? Per me è uno stile clamoroso lui. Ok, perfetto, grazie. No, perché cioè, è spettacolo, cioè, è una delle Sì. cose più belle che esistano in Orelì, cioè esteticamente è un mostro. Non so se avete già visto Rampage, ma quando lui è sopra a una transenna praticamente, in equilibrio precario, ma fa comunque la sua mossa, la sua taunt, vabbè, niente ragazzi, cioè, abbiamo Ma visto io poi ti veramente dico, tutto. per me è anche perfetto col suo personaggio, Sì. No, ma non cioè c'è è un suo cazzo a dire. personaggio, Il mio per cuore dice me Starks, la mia logica dice Hobbs, e dato che io sono una persona che normalmente ragiona soprattutto con il cuore, il mio pronostico va per Powerhouse Hobbs. Quindi, no, vabbè. E secondo me quello che dice Fabrizio è la sacrosanta verità. Cioè, Starks la settimana dopo fa un match, lo vince e il pubblico ha dimenticato che ha perso con Hobbs. Hobbs, se perde con Starks, non dico che ci dimentichiamo di Hobbs, però il rischio c'è ed è elevatissimo. E Però dato che sta diciamo, ma ti facendo ricordi bene, quello ma ti ma grosso? hai presente come si chiamavano? Ce l'ho sulla punta della. Esatto, una roba del genere. No, però Hobbs sta anche migliorando tanto. Sarebbe davvero un po' sprecato. Poi guardiamo anche in faccia alla realtà a cui abbiamo sempre girato le spalle fino adesso. Ma Ricky Starks ha vinto il suo ultimo match prima del pay-per-view, e per quella regola non scritta che chi ha la meglio prima del pay-per-view, poi in pay-per-view, le prende, la logica mi porta ancora di più verso Starks, verso Hobbs, quindi Peccato. scarpe sono absolute. Lo so, Luca, lo so. Io lo amo, cioè veramente è un Fantastico. personaggio incredibile, incredibile. Poi io dicevo anche Starks perché lo vedo da troppo, troppo tempo in una situazione di stallo, capisci? Sempre lì, in quel punto, capì? Non fa mai quel passo in più, è quello che mi piacerebbe vedere. Poi dopo magari, ovviamente non è che va a vincere titoli subito. Però vederlo in qualcosina di più per me, a me piacerebbe. È quello il Vabbè, punto. sì, ma Starks ce l'abbiamo tutti nel cuore, non ti preoccupare. Hobbs Monster Hill della IW, non lo so. Quello non ce lo vedo. Quello Monster Hill non ce lo vedo. Però infatti Me io lo vedo più face comunque. lui Hobbs. migliora tanto lui, ma è migliorato tanto lui, ma non lo vedo come un uomo di punta importante. Ma infatti mi spiace un po' del fatto della coppia smontata. Sì, Perché in realtà anche funzionavano. sì. Sì, non l'ho proprio capito. Non boh. Non l'ho proprio capito. Avevano il loro perché, diciamo. Sì, assolutamente, assolutamente. Andiamo avanti, perché comunque la card è ancora molto lunga e Jungle Boy dovrà affrontare Christian Cage in un match in cui anche qua ci sono un po' di doppioni in questo multi trios match, nonostante ci sia il titolo trios da assegnare, quindi nella mia testa era l'unico trios match che dovevano farci vedere, però vabbè. Jungle Boy contro Christian Cage, qua l'ago della bilancia è Luchasaurus. E in fondo, Fabri, con chi si schiererà il lucertolone? Non, allora, se devo dare, non riesco ancora a capirlo. Se devo dare un vantaggio, lo do a Christian. Ci sta che non si schieri con nessuno. Spererei che non intervenga, ma spero assolutamente che questo sia. Allora, ho detto se non sbaglio, Elite Friday, non mi ricordo. Questa deve essere la prima e l'ultima sfida tra loro due, perché la faida comunque è andata troppo per le lunghe. E non ci sarebbe te, anche se lo fai il mercoledì dopo, non ha più senso un secondo o un terzo incontro tra di loro. Quindi questa deve essere decisiva, visto che è decisiva, deve vincere Jungle Boy, perché inserire un Luchasaurus, ad esempio con Christian, sai già che il primo avversario di Jungle Boy sarà Luchasaurus, però hai sempre l'ombra di Christian che possa intervenire. E mentre se Luchasaurus va con Jungle Boy, ti viene più spontaneo dire ok, ci sarà un Luchasaurus Christian Cage, basta, senza mettere in mezzo Jungle Boy. Quindi se devono mettere in mezzo Luchasaurus, devo sperare che stia con Jungle Boy, perché se va con Christian c'è un timore di un Jungle Boy Christian 2. Luca? Allora, a me interessa molto,
per il semplice fatto che il lavoro di Christian da quando è in federazione per me è magistrale, nel senso ha aiutato talmente tanta gente. E le persone, la gente che guarda, non si accorge di che lavoro ha fatto Christian, capisci? Perché tanti pensano, ma ha vinto un titolo di Impact, non ha vinto nient'altro, capisci? Allora è un brutto trattamento. Invece no, perché l'AEW li tratta così, quelli un po' più veterani, no? Cioè, giustamente, dico. Certo. Per me sta aiutando non tantissimo di più Jungle Boy. Sta aiutando in un certo, anche se non so quanto ne abbia bisogno, Luchasaurus. E adesso qui bisogna vedere Luchasaurus però cosa fa. Il mio cuore dice Jungle Boy, perché a me insieme piacevano. Perché alla fine, dai, erano over, erano simpatici da vedere, insomma. Però vorrei anche qualcosina in più per Luchasaurus, per Jungle Boy, scusatemi, nel senso che voglio che stia un po' da solo, cammini con le proprie gambe, no? Però è in grado. E quello è il mio problema. Io credo che Christian sia stata veramente la nave scuola proprio per provare a mandarlo in singolo. E il fatto che lui abbia chiuso la faida dicendo: vuoi lottare contro quella che è il mio nome? Allora non avrai Jungle Boy, ma avrai Jack Perry. Potrebbe essere l'inizio di un cambio importante per Jungle Boy. Il mio pronostico: vince Jungle Boy pulito. Christian e Jungle Boy sono lì lì per darsi la mano, entra Luchasaurus e le picchia tutte e due. Potrebbe essere il plot twist della vita con Jungle Boy che rimane con Christian Cage dopo tutto questo, e Senso. Luchasaurus che da solo va a picchiare tutti. Luchasaurus, scheggia impazzita, credo andrebbe bene all'80% delle persone, perché comunque è un personaggio che tira, cioè fa dei bei match, tira veramente tanto. Non la vedo come un'opzione così assurda, non so cosa ne dite voi, Luchasaurus però. molto molto poco considerato, secondo Guarda, me. Dai più. È guarda. tifato, è molto tifato, dal pubblico però. Sì, però sai quando si parla nello specifico, Però, non quello viene mai è quali vero, però sono. se ti ricordi l'inizio della All Elite, quando si sono visti Jungle Boy e Luchasaurus, cascava più l'occhio su di lui, infatti era molto amato, tutti ci stravedevamo per Luchasaurus. Poi ovviamente è venuta più gente, Luchasaurus ti passa meno, passa più inosservato, ma all'inizio quando c'era diciamo poche persone, Luchasaurus cascava l'occhio su di lui comunque, era molto amato. Però io ci ho tenuto molto a sottolineare il lavoro di Christian, che secondo me è veramente forse uno miglior lavoro dei veterani nei W, forse. Beh, ha fatto più lui di Sting, Jungle Boy. Sì. tanto per citare un altro di quelli che ha fatto. Jungle Boy comunque ha fatto tantissimo Luchasaurus anche, ma tanto tanto. Sì. Poi comunque Christian alla fine la sua soddisfazione se l'è anche tolta di tornare, tra virgolette, a casa Impact, si è vinto un titolo, boh. Quanto l'avrà tenuto? 50 giorni, ma voglio Più dire, o meno sì. comunque, mi è piaciuto il match con Omega, era fantastico. Cioè, per me la gestione di Christian è incriticabile. Poi, se uno vuole che vinca i titoli e che sia main event, è un problema suo, voglio dire. È un po' fuori tempo massimo perché vinci Appunto. titoli e No, diventi però main sai, eventer. c'è sempre quella critica, no? Verso certa gente, magari un po' più stagionata, che magari è nel cuore di tante persone, però è una critica, secondo me non ci sta, perché Guarda, in AEW all'epoca. si lavora così, in AEW. Sì, ma all'epoca io e Faber eravamo tra quelli che amavano molto Christian e dicevano occhio perché secondo noi è più bravo di Edge. Non lo sapremo mai chi era effettivamente più bravo, anche perché poi sono tornati praticamente insieme e hanno avuto due percorsi diversi, nemmeno complementari, proprio diversi. Quindi, boh, chi lo sa? Esatto, Poi hanno fatto bene tutte e due, quindi non è così. cioè non è che puoi dire, ah, vedi che questo qui quando è tornato ha fatto cagare. Non puoi neanche dire, vedi che ha brillato come chissà che cosa, perché poi in fondo le occasioni sono state poche. C'è da dire che se tu hai poche occasioni e brilli, vuol dire che sei bravo. Qual è il punto? Il punto è che Christian in fondo ha fatto una cosa che gli altri appunto vedono poco, ma di cui le conseguenze si sentirà, di cui si sentirà parlare per tantissimo tempo. Jungle Boy
farà cioè, a meno di particolari problemi, farà lottatore almeno per altri 15-20 anni. E parte del suo successo sarà dato anche da quello che ha fatto insieme a Christian. Assolutamente sì. Quindi, cioè. Mentre Christian, anche per i suoi infortuni e le sue pause, farà 2 o 3 anni, molto probabilmente non di più. O poi magari resta lì per fare altro, però sul ring saranno 2 o 3 anni, ragazzi. Cioè, è Quanti ne ha Christian? un 48, mi 47, pare. 48, sa che è vecchio Edge? È O sono lì? tornato. O hanno la stessa età o ne ha uno in più Christian, se non sbaglio. O stessa Ma età, uno in più. cos'è? Comunque sì, sono 2 persone che comunque hanno un'età molto simile, una carriera molto simile e, a livello proprio di anni. Poi magari come qualità di carriera forse Christian ha dovuto fare un po' di più perché quando era in TNA era il momento in cui la TNA stava esplodendo e portava cose, mentre magari Edge è riuscito nei suoi match dopo quelli pericolosi in coppia proprio con Christian a fare un po' meno. Però ragazzi, cioè, i fisici sono quelli, sono martoriati da un wrestling devastante. Sull'età tra loro due c'era cioè, loro quando si allenavano per diventare famosi c'erano Rhino, Christian ed Edge. Rhino del 75, lo so per certo, e quindi loro due più o meno 75-74, grosso modo. Quindi 73, perfetto. Bene. Allora tra due 73, 49, porca, aveva già 49 anni. Ma perché quando è arrivato Christian aveva 47 anni, mi ricordo questo dettaglio, no? Sì. E quindi, però non riuscivo a immaginarmi a quale pay-per-view fosse tornato, poi mi è venuto in mente l'Exploding Barbed Wire, non esploso, ecco, si concretizza tutto lì. Il TBS Title Match tra Jade Cargill e Athena. Fabri. Allora, ero straconvinto che Jade Cargill perdesse contro la Statlander, che ormai era scritta quella sconfitta lì. E Athena doveva essere un passaggio. Io temo sempre di più il 50-0, ci vorranno far arrivare a 50, visto che la Statlander non ha potuto togliere il titolo, magari non doveva nemmeno fare all out, magari doveva farlo più avanti lo stesso, e Athena doveva lottare in ogni caso all'out contro di lei, non lo sapremo. Però vogliono, secondo me arrivano al 50, sicuro al 50 se non di più, quindi Jade Cargill mantiene. Luca? Ti dico, nonostante i miglioramenti di Jade, io ti dico purtroppo mantiene, a me continua a non convincere, capisci? Credo si stia un po' troppo sopravvalutando dalla gente. Capisci? Non lo so, a me non piace lei, non riesce a darmi le emozioni. Per me, ovviamente, va a vincere perché comunque puntano tantissimo su di lei e vogliono arrivare, come ha detto giustamente Fabrizio, 50-0, se non di più. Athena non la sento così calda, quindi io dico Jade. Però a malincuore, perché comunque a me Athena piace. Io vado E Jade. controcorrente qua e vi dico che vince Athena e si chiude questa cosa orripilante del numero di vittorie. E Speriamo. credo sia stato, se speriamo, credo sia stato abbastanza evidente un fatto a Rampage. Il confronto che hanno avuto ha portato Athena a dire una cosa che tutti pensiamo, e cioè che Jade Cargill fa sempre la stessa cosa, dice sempre le stesse cose, si comporta sempre nello stesso modo. Ma in realtà in pratica non c'è nulla e sono solo 2 anni che è lì, si sente la migliore, ma non è un cazzo di niente la migliore. E mi dispiace perché Jade Cargill fino a qui ha sempre avuto la poker face, aveva la bocca in giù. Avete presente quando le persone diventano tristi? Cioè, tipo, è stata proprio colpita da questa frase di Athena e credo che senza aspettarselo sia venuto fuori il punto chiave per cui tutto il pubblico ormai ha qualche difficoltà. Poi in realtà è tifata, Jade Cargill. Noi abbiamo una percezione che è completamente diversa rispetto al pubblico americano che la adora. Nelle arene Jade Cargill entra, il pubblico esplode. Questo potrebbe anche portarla a fare 400-0, onestamente, perché il pubblico è padrone, sovrano quasi sempre.
almeno negli Stati Uniti, poi magari nel Regno Unito no, però il pubblico è quasi sempre sovrano, quindi in realtà Jade Cargill potrebbe anche subire questo problema del pubblico che noi non riusciamo a digerire, ma che là negli Stati Uniti invece funziona tantissimo. Mi auguro, spero, che Athena vinca. Prima di tutto perché vorrei un cambiamento nel TBS che fa esattamente tra due giorni, in teoria, 9 mesi addosso alla stessa persona. È un titolo inesistente. 9 mesi, un titolo televisivo addosso a una sola persona, è un titolo inesistente. Ormai è parte dell'attire. Veramente a chi volte non, cioè, non mi ricordo che c'è questo titolo. A volte. Certo. Sì. Certo. Devi quindi, dare anche quel... Eh sì. Io credo che abbiano sbagliato a darglielo così presto, tra virgolette. O continuare a farle squasciare della gente, cioè anche tipo anche perché sarebbe stato giusto darle una sconfitta proprio nel torneo, tanto ha affrontato gente come Thunder Rosa, Ruby Soho, quindi non erano sconfitte che sono quelle che poi, tra virgolette, ti fanno crescere se fossimo in sport professionistici. La mia paura è che se dovesse perdere questo titolo vada per forza di cose a quello mondiale. E beh, avrà un record di vittorie che per forza... Sì, per forza di cose, però dopo lì non lo vince, non lo vince, io ho paura. Il rischio è alto. Però il rischio c'è, però ripeto, quanto sta pagando Jade Cargill in termini di pubblico? Perché voi ascoltatela l'arena, è sempre invisibilio per lei. E questa è una roba che può veramente cambiare gli equilibri di qualsiasi cosa. Questa è una cosa che mi fa paura, perché mi fa pensare quanto gli americani comunque non siano così in grado di comprendere il wrestling. Cioè, ce l'hanno lì, ma non lo comprendono così bene. Questa è la mia idea. Magari mi sbaglio. Io credo che ci fosse l'idea di metterla contro tutte e due, Statlander e Athena, e vedere la Statlander che batteva Athena e poi magari Cargill che andava contro Athena, cioè però non televisivi so. Però non abbiamo mai visto i three way, se non sbaglio, né TNT né TBS, non mi pare, non abbiamo visto pochi anche con quelli mondiali, comunque uno sì. Uno ancora mondiale, ne abbiamo visto uno con Orange Cassidy, Pac sì. Kenny Omega e Double or Nothing 2021, se non sbaglio, o uno speciale di luglio del 2020, comunque un periodo no, era un pay per view, mi ricordo, ora non ricordo quale, ma sì, era un pay per view, perché sì, era, sì, ho sempre pensato, madonna che difesa debole quando c'era quel match, capisci? Sì. Abbastanza. Poi quando si viene a capire, si viene a scoprire dei problemi fisici di Kenny Omega, dici meno male che ha fatto quel match, si è mantenuto anche per altri incontri, cioè veramente. E lì poi la sfiga di Cassidy che si era fatto male, che aveva preso una commozione cerebrale, se vi ricordate. È vero, è stato anche fuori un paio di mesi per quella roba lì, cioè non proprio una roba da 2 secondi. Ecco Dave, ciao Dave, ci segue su YouTube, commenta anche tanto, grazie mille, finalmente riesco a essere in live. Lo scenico, adoro Jade Cargill, però secondo me hanno sopravvalutato la situazione femminile quando hanno segnato il titolo. E io invece non te lo tolgo il sottovalutato, perché è più giusto così, è più, si capisce. Sì, in realtà Jade Cargill è uno specchietto per le lode incredibile negli Stati Uniti. Io questa roba qui non riesco a togliermi dalla testa, cioè proprio ma è da un po' che è il mio chiodo fisso, e lo dico chiaramente, cioè i follower di Jade Cargill, le risposte che ottiene Jade Cargill, ma anche banalmente su Twitter, è una persona estremamente scombinata, no? Oggi sta da Dio, è positiva, è fantastico, dopodomani è una merda la vita, cioè è un personaggio che sa come far parlare di... Cioè, non so anche quanto effettivamente su Twitter sia realistico quello che metto oppure no,
però ha sempre un sacco di interazioni, qualsiasi cosa fa lei butta fuori un sacco di interazioni e molte sono positive comunque. E beh, poi lei era famosa, peraltro l'hanno presa apposta e quindi era già conosciuta. Sì, assolutamente. Bene, vediamo. Jade dopo Brit è la migliore. Io non sono d'accordo, ma insomma, non è un problema. Vabbè, ma te comunque parli. Grazie, è facile per te mettere Brit come migliore, è facile. Tua moglie. Ce l'hai lì accanto. Se, se parla per quanto riguarda magari i social e così, posso anche capirlo. Sì, sì, ma quello sì, quello sì. Però al di là di quello... assolutamente no. Comunque sono curioso per questo match, dico la verità, più che altro per quella streak. Sono veramente curioso per la streak. Mi pare andremo sui 39-0 se non... Che poi alla fine è quello un po' la curiosità di tutti ormai. E tra l'altro... Che brutto. Il primo anno quello. Con Dark ed Elevation era salita parecchio. Quest'anno ha lottato tendenzialmente poco, comunque è salita di molto poco la streak. E avendo il titolo non la mandano allo sbaraglio, no? Sì, non le fanno più fare Dark ed Elevation. Però per arrivare a 173 li deve fare. No? Chissà. Qualche match a caso, così. Aspetta, hai detto match a caso? No, perché abbiamo i Tag Team Titles con gli Swerve in Our Glory contro gli Acclaimed. Acclaimed accompagnati anche da Daddy S. Mm-hmm. C'è proprio lui, li ha accompagnati anche al confronto. Confronto da cui si è... cioè, non sono il... però sembrano usciti più gli Swerve in Our Glory a Rampage, e mentre invece gli Acclaimed hanno un po' subito il colpo, nonostante teoricamente fossero il loro due minuti fa. Ebbene, in questo momento sono ipertifati gli Acclaimed, quindi se il pubblico deve scegliere, adesso sceglie un attimo loro per questo incontro. Però... è particolare, molto sì. Particolare. Però poi comunque è simpatica la cosa di loro con Billy Gunn. Continuo a non capire perché abbiano tolto anche i figli, al di là del separarli un po' dal padre. Però stava funzionando questa cosa a 5 ed era nata da poco comunque. Quindi potevano portarla avanti ancora un pochettino. Non vedo. Dovranno futuro, non è nemmeno detto. Futuro anteriore. Futuro molto anteriorissimo. Secondo me non lo prenderanno mai il titolo comunque. E mantengono però veramente l'interesse di questo incontro, ce l'ho sotto le scarpe proprio, perché non costruzione ma non zero, proprio nemmeno, è come se avessero dimenticato i titoli di coppia e poi a due settimane pay per view, porca troia, questi cosa facciamo? Cioè, qua sono comportati veramente male, tra virgolette, per questo incontro. Che poi è tutto per i trios. È tutto per i tri. In realtà hanno preso un sacco di coppie valide, gli hanno aggiunto qualcuno della loro stable, vai. E li hanno di fatto bloccato, come abbiamo detto in una puntata, o Sokolo, qua non mi ricordo, a sto punto per questo pay-per-view potevi non metterlo il titolo in palla. Mi pare che è così, non ha senso messo così. Qua l'hai messo chiaramente per dire, oh, abbiamo anche i titoli di coppie. Così no. Non premi di certo la cintura. E nemmeno i campioni. Possiamo dire che l'unica nota positiva è che non è un three-way, che ultimamente sembrava il match delle coppie. È vero, è vero. Sbaglio, siamo di fronte alla al periodo meno caldo per la divisione tag? Beh, ci sono i trios da lanciare, quindi normalmente ho uno o altro. Cioè sono... vedi, il problema è che sono due tipologie troppo simili tra loro. E in realtà, quando fai bene i trios, per esempio la DDT fa benissimo i trios match, oppure Fabri mi racconta sempre quei messicani, i trios sono sempre molto belli, no? Sono molto divertenti. Cioè abbiamo visto dei matchoni in questo torneo, a parte quello del Patrick Boudreau e la sua combriccola di sfigati, che non è capo né coda, ma tutti gli altri match, cioè Osprey e gli Assi Open hanno dato il bianco per due settimane a fila. Best Friend e Orange Cassidy vanno sempre benissimo. Dark Order hanno lottato bene anche con Adam Page. Ragazzi. Io sono curioso di vedere l'entrata degli Acclaimed per il semplice fatto che secondo me lanceranno una battuta sul fatto che la WWE ha contattato forse Swerve. Forse.
Sì, è uscita fuori la voce, uno dei due, Non so, Swerve. io Sì, dico che che magari. no, Esatto. Swerve, perché poi lui ha risposto che possono andarsi a prendere, Sì, cioè, no, chiaro, però via, ha secondo me di fatto solito proprio. gli Tra l'altro, temo acclaimed sia ce l'hanno lui, quello. sì, temo sia lui, quello che ha fatto scoppiare poi la bugna, in realtà, per cui sono partite le lettere da parte dei legali della All Elite, ricordando alla Darsi. WWE che è Mi una sembra cosa di sì. illegale rompere il Sembra di cazzo sì. uno fa un contratto. Tra Sì, l'altro, perché la bugna mi sa che è scoppiata. per Sì, no, vabbè. sostituirlo in questi fatidici Raw, ho letto che vogliono Tyrus, ma vabbè, altri argomenti. È tutto molto bellissimo, tutto molto bellissimo. E l'unica cosa, Fabri, non mi hai ancora detto chi vince. Sì, Swervin Gori, almeno devono mantenere già in questa cosa, se non li fai manco mantenere, allora ritorna veramente dove l'hanno contattato. Ma no. Ma soprattutto per il loro allineamento abbastanza heel, non ce li vedo proprio perdere. Però vabbè, tu Luca cosa dici? Sì, è un più uno che qua, ma, perché è un match che l'hanno messo dentro perché dovevano, nel senso, abbiamo questi titoli, guarda dai, mettiamoli dentro perché magari va ancora più giù la divisione di coppia ultimamente, quindi meglio che niente, però lo uso un po' come pausa bagno, se devo essere. Spiace, ma hai ragione. No, perché, ma non perché loro no, anzi, loro sono bravissimi questi team, però è il match più debole della card. Questo è un incontro che puoi mettere tranquillamente a Dynamite Rampage per riempire la card e Sì. dici, va bene, voi andate conto. Fai un bel main event a Dynamite, che viene bene sicuro il match. Cioè, che poi, ecco, la qualità del match, chi cazzo la mette in dubbio? Esatto. Avrebbe rilevanza poi a Dynamite, qui no, Sì, esatto. qui di meno. Assolutamente, anch'io sono assolutamente per Swerve and Glory che mantengono e non sarei nemmeno contento di sorprendermi con gli Acclaimed che possono essere costruiti molto molto meglio di così, soprattutto adesso che sono appena diventati face, possono fare una storia bellissima e attenzione, attenzione perché con Billy Gunn si può anche andare a provare a fare qualcosa sui trios. E diventerebbe ancora interessante per loro, si manterrebbero magari in un giro che conta. I trios difficilmente avranno storie potentissime, quindi un match anche con i trios per magari una number one contendership non la vedo così strana, non la vedo così storta. Vediamo, vediamo, vediamo. Siamo in uno dei match dove non solo voglio sapere chi vince secondo voi, ma anche chi arriva secondo voi. Andrade, Rush, Penta, Fenix, Dante Martin, Willer Yuta, Claudio Castagnoli aspettano un Joker che, udite udite, potrebbe anche non arrivare perché questo match ha una tipologia, diciamo, di conclusione molto particolare, cioè si può andare a prendere, diciamo, ciò che viene appeso come monito per il prossimo Potrebbe match. essere una fish, non so, si presume. Oppure quello del Face of the Revolution che c'è quell'anellone gigante, o qualcosa, insomma, sarà qualcosa di assurdo. Probabilmente uno dei donuts dei Simpson. Vabbè, ladder match Fabri, e poi quindi di conseguenza anche Luca. Dividiamo, datemi secondo voi uno che potrebbe rientrare, uno che potrebbe debuttare, e poi chi vince il ladder match. Allora, il settimo, ottavo, nono, decimo, Ottavo. ottavo, se non sbaglio. L'ottavo è Adam Cole. Di gente che ne viene da fuori, l'unico che ha il nome, come parlo di nome, agli occhi del pubblico, che lo vogliate o no, sarebbe Bray Wyatt. Come nome, dagli occhi del pubblico, non vorrei che fosse lui, però comunque. Metto lui soltanto come nome caldo di quelli che vorrebbe il pubblico americano. E vincitore, ho detto, vincitore, scusate, Cole come partecipante. Vincitore sono indeciso, perché far vincere Cole e mandarlo per il titolo, no, ne ha fatti due. E sono tutti nomi che potenzialmente possono andare. Punto più su uno tra Andrade e Rush, visto che Rush ha già affrontato Moxley, allora punterei sulla vittoria di Andrade. Luca? Allora, io adesso ho un vuoto di memoria. Oltre a Cole, chi è che c'è fuori? Samoa Joe, per esempio, MJF, MJF, comunque. Sì, ma MJF me lo giochi Lance all'inizio. Archer.
quelli che sta prendendo Stokely Hathaway, da, non c'è cioè, Paige Morrissey, c'è anche Darius Martin, considerando che comunque c'è una colonia di campioni Raw in questa in questo ladder match, io aggiungo Samoa Joe. Perché comunque è quello che manca da tanto, non si è più visto. Poi, se non sbaglio, ha finito le riprese di un film che faceva, di una serie che faceva, quindi penso che siamo in tempo giusto. Mi sa che prestava la voce a, a un cartone animato, una cosa del genere. Non mi ricordo doppiatore, ok. Sì, mi sembra di sì, mi sembra di sì. Magari e, mi sbaglio, ha fatto anche altro, però. Samoa Joe. E il vincitore... Una cosa era ritorno e vincitore, un altro ce n'è. No, no, era se, se magari qualcuno da fuori. Ah, no, da anche fuori uno da non fuori. Credo. Dico Samoa Joe e vincitore, anch'io Andrade, ma però mi ha un po' preoccupato il suo tweet che ha fatto oggi. Cioè? Con su scritto out. Oh, non penso significhi tanto, però... Fatto sta che io dico Andrade perché allora mi piacerebbe ancora Rush, perché io stravedo per Rush, che tra i due per me Rush qua, Andrade qua, non di, to- non di tanto, ma Rush per me è qualcosa in più, però l'ha già fatto, quindi e dico quindi Andrade, anche perché gli altri tra campioni Raw, tra gente che comunque non penso ci punti in un singolo, io dico Andrade per dargli un'opportunità anche nel main event, insomma. Allora, io farò l'avvocato del diavolo e dico che... Beh, intanto vi dico, ho fatto un video intero a riguardo, quindi andatelo a vedere sul canale di W Italian Podcast, ovviamente, che sono un sacco di cose interessanti. Credo nel ritorno di Darius Martin, tra quelli interni, perché sono tutte coppie, se ci guardate. Anche lui, l'aiuta Claudio Castagnoli, hanno guardato gli FTR all'ultimo pay-per-view della Ring of Honor alla fine, quando gli FTR sono usciti con le cinture, loro sono usciti... entrambi Castagnoli e Yuta e li hanno guardati, per cui la possibilità di vedere a un certo punto questi due in coppia è alta. Quindi Darius Martin di esterno, io ve la butto lì, Bandido sarebbe uno molto interessante da vedere ed è una tipologia di match in cui potrebbe dare veramente tanto spettacolo. Per il vincitore invece io dico una cosa, mi lancio così tanto, tanto lo sapete già, io credo che sarà CM Punk a vincere il titolo a fine di questo pay-per-view. Quindi io vado già in ottica di chi potrebbe fare un gran match contro CM Punk. E per me Andrade è il migliore lì dentro, che possa andare contro CM Punk. Quindi vedo come vincitore Andrade, perché sono convinto, non solo per questo, ma per il prossimo match che ci sarà, che deve venire fuori una cazzo di bomba, e viene fuori una cazzo di bomba. Andrade molto... Punk, secondo me firmate tutti adesso. È molto bello da immaginare. Secondo me sì. Ma anche come accoppiamento mi piace molto. Eh sì, sì, ma sì. Ma Andrade Moxley, essere Mox Moxley campione. Vabbè, certo. Andrade contro chi vuole, cioè. Con un Andrade un po' trattato, lasciamogli fare un po' di roba. E soprattutto se c'è anche lui mentalmente. Nel senso, se è sul pezzo. Ma sì, credo di sì, credo di sì. Comunque io quei tweet criptici ho imparato a non dargli più peso, perché sono tutti tentativi di far parlare di sé e basta. Sì. Andrade ce l'ha sta cosa comunque. Sì. Ma un po' come io mi ricordo una volta che c'era stata una disputa incredibile quando avevano iniziato gli FTR a riutilizzare Top Guys Out. E a un certo punto l'avevano scritto su, l'aveva scritto Dax su, su Twitter, e allora erano arrivate piogge di domande, ma allora gli FTR se ne vanno? No, una catchphrase che loro usano da un sacco di tempo, non lo usavano da un po', l'hanno ricominciato a utilizzare. Poi fortunatamente l'hanno usata tante volte, quindi ok. Però era stato veramente un momento complicato, un po' come Thunder Rosa che scrive It's time for a change, no? Mm. Scritto proprio anche lei oggi, ieri, insomma qualcosa di molto vicino, quindi non lo so, vediamo, vedremo, ma non ci crederete, ma siamo agli ultimi tre match.
Abbiamo l'Interim World Women's Title Match con Britt Baker contro Jimmy Hayter contro Hikaru Shida contro Toni Storm. È un match particolare, venuto su non all'ultimo secondo come le persone pensano. All'ultimo secondo c'è Hikaru Shida al posto di Thunder Rosa per l'infortunio di Thunder Rosa, ma Fabri, l'avevamo sospettato da un po' questo four way, quindi nulla di nuovo sotto il sole. Mm-hmm. Sicuramente chi ne esce adesso dovrà farsi lo scontro one on one contro Thunder Rosa, che mi fa pensare che comunque chi vince oggi avrebbe vinto contro Thunder Rosa, la quale avrebbe avuto un rematch. Questa è la mia idea. Vai con il tuo pronostico. È solito la logica, la testa, il cuore direbbe in ordine Hayter, Storm, Shida, Britt Baker, però vince Britt Baker. Britt Baker si prende il titolo. Luca? Non volevo sentire queste parole, perché Britt Baker per me ha fatto il suo già da un pezzo. Io desidero Toni Storm, però io la pronostico Toni Storm, però paura anche di Britt Baker. Ma non perché non mi piace Britt Baker, ma perché per me ha già fatto tanto Britt Baker, non vedo perché ancora lanciarla lì sopra. Non so cosa ne pensate voi di Britt Baker. Ma proprio per quello, è l'unico volto femminile che hanno. E adesso la cintura purtroppo con Thunder Rosa ha perso e quindi la vogliono... Devono portarla su ancora. Lasciando che ha sempre perso la cintura femminile, però adesso non essendoci... Vogliono tenere lei centrale. Se tieni lei centrale devi dare la cintura. Il problema è quello. Peccato, perché io sono sempre uno che vuole vedere cose diverse. Capisci? Ma io te l'ho detto. La cosa direbbe Jamie Hayter o Toni Storm. Secondo il tuo ragionamento comunque ci sta assolutamente. Non l'avevo pensata così, però... Britt Baker è favorita sicuramente. Vado? Mi lancio? Prego. Per me vince Jimmy Hayter con una speranza, e ve la butto lì questa speranza. Spero che Britt Baker vada in qualche modo, presto o tardi, a lottare per il titolo in New Japan, quello femminile in New Japan, per provare a smuovere da subito, da un punto di vista dell'immagine, il titolo della New Japan, perché rischia veramente di essere il titolo di serie B della Stardom. Quindi portarci dentro una Britt Baker che almeno fa spettacolo non la vedo una cattivissima idea. Però lasciatemi sognare un attimo. Jimmy Hayter ha un conto in sospeso, neanche piccolo, con Utami. E Utami è la migliore lottatrice al mondo oggi, da 2 anni a questa parte la migliore lottatrice al mondo, e io vedere, collaborare, e un bel match tra Jimmy Hayter, Utami e Shista in All Elite, con il titolo della All Elite in palio, con vittoria di Jimmy Hayter, che comunque si va come una vittoria della Madonna, vado veramente di cuore. Io lo so che la testa mi dice guarda che vince Britt Baker perché ci sono troppo assoggettati a Britt Baker, ma io vado con Jimmy Hayter, che comunque lì dentro è quella più giovane con maggior talento, senza ombra di dubbio, non c'è nessuno, ma 0-4, diventa molto più bravo di tanto. Non mi convince a fermare il punto. Vi ho scosso? Vi ho fatto male? No, perché tanto quello di Utami, eccetera, non accade. La volontà da parte di Utami di misurarsi con altre lottatrici in altre federazioni è bassa, molto bassa. Addirittura ha dato un 3% di possibilità di andare in WWE per lottare contro Yoshirai. E la Bushiroad con la Stardom non si sta comportando come la New Japan. Ma vuole mandare negli Stati Uniti le lottatrici per fare lottare a Strong. Quindi occhio. Sì. Quindi occhio. Oh, io ci voglio sperare, perché davvero sarebbe uno scontro. Hanno veramente in sospeso qualcosa. Adesso c'è già Ventura che sicuramente sta andando a cercare
tutti i riferimenti, però sarebbe un gran match, senza ombra di dubbio. Oh, c'è però sempre l'incognita Shida, match, però il gran match tra loro purtroppo non lo fai in All Elite, lo fai se Geniettere, se lo fanno in Stardom comunque. È vero, però io che sto riguardando All In per fare il programma domani sera su All In, il match che hanno fatto All In in 4 è stato un match della Madonna. Sì, però Colin non avevi le cose televisive, cioè era il pay per view delle indie e quindi mi facevi lottare come cazzo di pareva. Il problema è quello. Io ci spero ancora un pochino. Mi ha dato un po' di fiducia rivedere Colin e vedere Britt Baker che da face funzionava e non era neanche così male in quell'incontro a 4. L'involuzione di Britt Baker da Colin a Double or Nothing 2019 è imbarazzante. Vabbè, ma questo è un discorso che probabilmente rifaremo domani sera durante me o lì la soddisfazione perché Aldis perde il titolo. Mamma mia, ci sono stati i match della Madonna, si va sempre a pensare ad Aldis che effettivamente è una piaga nel wrestling mondiale, ma non per tutti. Fabri, a chi lo diamo il titolo trio? Sale Elite o al Dark Order con Hangman Page? Fammi pensare. Cioè, te mi vuoi dire che la cintura che hanno voluto i fondatori della federazione possa andare a due che non fanno parte della loro stable, ma uno sì? No, l'Elite vince a mani bassissime anche. No, l'incontro sarà equilibrato, ci mancherebbe, ma non c'è proprio, ma nemmeno se arriva a Cole a provare a picchiarli tutti e quattro, perché picchierebbe anche Page a questo punto. Non, niente. Luca? Vince l'Elite ed è giusto così anche secondo me, perché è il loro, diciamo, titolo da un certo punto di vista. Li vedo molto bene quei titoli, io loro a me piacciono un casino, ma ovviamente Non avresti aspettato Omega per la cintura, il concetto è venuto no, per partire da esatto. Semplice. Però sì, anche questo qua è un match che sarà bello, ma alla fine è un risultato abbastanza scontato, è 99 contro 1%, diciamo. Elite. Ho molta paura io ho molta paura, no. Lo dico, molta paura. Io voglio benissimo a Silver Reynolds, ma veramente un bene della Madonna, e Hangman è uno dei miei 5 lottatori preferiti oggi, ma deve vincere l'Elite, punto. Sì. C'è un cazzo da fare, c'è troppo squilibrata questa cosa. Mm-hmm. Hai Bucks e Kenny Omega dall'altra parte, hai Hangman e due jobber alla fine. Lo so che adesso dite, ma se guardi i risultati non hanno... Sì, ma dove cazzo li hanno fatti quei risultati lì? Dark Elevation, sì. Cioè, ragazzi... Poi a Rampage, a Dynamite, praticamente Dark Order erano scomparsi dai radar completamente. Sì, assolutamente. Cioè, se uno fosse venuto un anno fa a guardare la All Elite e gli chiedi chi sono i Dark Order, te lo sa dire a stento, Quello è, non è... Questa è la prossima domanda. Stretta di mano a fine mestre Omega Page, Fabri? Sicuramente ci sarà, se non qua a Dynamite... una riappicificazione generale tra loro, tutti e quattro. Quella che porterà poi alla lunga, perché poi bisogna vedere quando lo faranno, al Golden Guts con l'Elite protagonista. Ci sarà un'interazione importante, molto interessante. Sapete che mi hanno fatto notare ieri o oggi, non mi ricordo, che Hangman e Kenny Omega diventeranno uno dei due Triple Crown, sì. Avendo vinto il titolo del mondo, il titolo di coppia, e uno di loro vincerà questo titolo. Quindi lontani dal Grand Slam, ma comunque Triple Crown. Un Triple Crown ci sarà, o Kenny Omega o Hangman Page. E doveva per forza essere uno della loro cricca. Sì, come probabilmente adesso anche più probabile, Omega diventa più probabile ancora di più Omega e Bucks, perché i Bucks non possono vincere quello singolo, uno dei due. Esatto. E hanno vinto esatto. Però due volte quello di coppia, quindi per loro sarebbe una tre volte da quel punto di vista. Sì. Inoltre, diciamo, Kenny Omega potrebbe a un certo punto diventare Grand Slam champion
perché può vincere il titolo TNT, ma anche Royal Atlantic, senza paura. Winnipeg. Io mi dimentico sempre di Royal Atlantic ancora, come il TDS. Sapete, ci sta, ci sta. Anche perché, cioè, davvero, quando non cambiano i titoli... Potrebbe vincere anche il TBS, dipende come si fa... Potrebbe anche vincere il TBS, potrebbe anche vincere il TBS. Ma ve la butto lì, dato che si parla dell'interazione tra Omega e Page, cosa ne pensate dello scenario? Arriva effettivamente Adam Cole, vuole aiutare l'Elite dicendo, vabbè, ma dai, adesso che siete qui vi do una mano, e loro lo sfanculano, lo picchiano, che non vogliono farsi aiutare. Si potrebbe riprendere la faida con loro, quindi face, perché tanto è lì che stanno andando, soprattutto i Bucks, e si potrebbe riprendere tranquillamente la faida in singolo tra Cole e Kenny Omega. Allora, la teoria direbbe che Omega e Cole vanno in faida già, in teoria già dopo l'out, poi vediamo cosa succede. Però, tenendo conto che hanno dovuto abortire l'Undisputed Elite, perché O'Reilly, poveraccio, abbiamo scoperto che si è operato per una fusione delle vertebre del collo, e lì Eia rischia di stare fermo parecchio, non Bobby Fish, niente, è scaduto il contratto, non l'ha rinnovato, quindi non c'è più. Non sarebbe da stupirsi se decidessero di mettere l'Elite definitivamente tutta insieme, quindi Cole con loro. Di nuovo tutti e cinque insieme, e via. Adesso c'è un messaggio molto interessante, perché mi riporta a Twitter. Questa domanda che fa Dave è una domanda che si è fatto anche Trent, che dice, vabbè, ma cos'è sta storia? Non è giusto che Adam Page sia arrivato. E Page risponde con un tweet provocatorio a schifo, dicendogli, non ti preoccupare, io ho sostituito Ten. Quindi sono in questo trio ad interim. E niente. Niente. Io quando le persone si autoprendono per... È sua in parte la federazione. Quando le persone si autoprendono per il culo, le adoro. C'è cazzo da fare. Ma anche perché poi comunque i componenti dell'hardcore potevano partecipare tanti. Se col... No. Anna... No. Aspetta. No. Non no. Col Cabana, mi sa. Alan. No. Alan. Quindi, una volta che non c'è più Ten. C'è Ivo Luno, che però non accettando i soldi di Rush, anche lì, è evidentissimo dove si vuole andare a parare, no? Cioè, il Dark Order verrà menato dalla fazione ingovernabile. Se il Dark Order verrà menato dalla fazione ingovernabile, ma potrà mai vincere i titoli Trios? Dai ragazzi. Comunque sarà sicuramente un bel match. Parliamo dell'ultimo incontro e poi andiamo di speculazione totale, ma l'ultimo incontro è per il World Title Match, John Moxley perde il John Moxley contro CM Punk. Fabri? E purtroppo hanno creato tutto per fare... Niente. Genkidama. Sì, per fare completamente Punk e Balboa, quindi non... spero anche che alla fine mettano la scalinata di Philadelphia lì, così almeno completiamo tutto il giro. Peccato che non ci hanno fatto vedere gli allenamenti, quello sì, è mancata solo quella parte. Sì. Però Punk prende il titolo, niente, mi lascia altro che perplesso, però Punk prende il titolo. Luca? Non mi è piaciuto come hanno gestito tutto, potevano farlo meglio, però devono arrivare a questo fatidico momento che torna colui che manca un po', che è Maxwell. Penso che bene o male tutti se lo aspettano, e quindi vince Punk e poi prossimo pay-per-view ci andrà Punk e Zia. Okay. O prima Revolution. No, magari più avanti. Revolution. No. Secondo me più avanti. Però Punk sì. diventerebbe un due volte campione, spesso, per forza. Sì. Io non provo tanta simpatia per Punk, ma è anche giusto così. Ma simpatia per Punk credo che la trovino poche persone. Sì. Al di là no, poi, vedi, come dissi anche l'altro giorno, a Stefano nel Purple lo dipingono come Satana, come
diavolo, ma cioè, voglio dire, sappiamo tutti che ha la sua testa, però esagerano con le speculazioni. Sì, quello sì, però anche che sia una testa, no, non parlo delle cose del No. backstage. È difficile, anche da gestire, non backstage, Sì. proprio come persona. Quindi. Li abbiamo sentito cambiare parere quante volte, 9.000 credo. Sì, Non, esatto. quindi. È Io anche però per vi quello che a me è dico, caduto un po'. però, All-In è stato fatto a Chicago nel tentativo di Tony Khan di portare Punk. Ogni tanto sono tornati a Chicago nel tentativo di portare Punk. E Chicago non è che lo scelgono all'ultimo secondo, Scelgono prima. Ci hanno girato attorno per 5 anni, perché di base, per 4 anni, perché di base All-In è stato nel 2018. Capitalizzi a un certo punto sta cosa, no? Ma per forza. Per forza, non c'è un cazzo da fare. E se vuoi capitalizzarla come Dio comanda, crei una storia ad hoc. Purtroppo l'infortunio non ha aiutato la creazione della storia ad hoc, è venuta fuori una storia che hanno in qualche modo raccontato bene. Nessuno mi toglie dall'idea che questa sia una storia pensata da Tony Khan, cioè non è la persona giusta per farsi prendere, travolgere dagli eventi. No, l'ha pensata così. E questo porterà la vittoria di Punk a casa sua. È festa finita. Con buona pace di Moxley, che potrebbe però con Bryan Danielson ricominciare la strada che avrebbe comunque intrapreso prima di questo torneo e andare fisicamente a prendere i titoli di coppia presto o tardi insieme all'American Dragon. Perché il cuore del Blackpool Combat Club è probabilmente quello e quindi la vedo abbastanza in quella Il direzione. Combat Club comunque ha perso interesse da quando hanno dovuto concentrare tutto sul titolo mondiale. Anche Riga sì, fa le telecronache, ma di fatto non ha più fatto nulla tendenzialmente. Quindi ha perso molto interesse. Probabilmente tornerà in auge proprio quando ci sarà un po' più di Sì, con Mox libertà Libre, d'azione. perlomeno con Mox Libre. Sì. Siamo tutti comunque abbastanza d'accordo con questa disamina. E Luca, diciamo, già chiamato l'elefante nella stanza, no? MJF. Tutti d'accordo col fatto che se non vogliono farsi un autogol, alla fine di tutto esce MJF. E se non dovesse arrivare, cioè, non dico che mi preoccuperei, ma mi farei tante domande. Cioè, è questo uno dei momenti, è il momento che devi farlo tornare. Non domande del tipo se ne va, quelle no, ma nel senso, quando è che lo fai tornare? Capisci? Cioè, Sì. io penso che sia un momento più unico che raro questo. Giusto. Sì, è quella congiunzione astrale per cui dici alzo gli occhi al cielo adesso perché non lo vedo più, se no per chissà quanto tempo. Ho capito, ho capito, capito. Fabri, cosa dici su MJF? Ce lo aspettiamo a No. percentuale alta? Non si può dire al 100%, ma credo che sia 99%, perché non sprecherebbero se no un'occasione assurda. Poi proprio quel discorso magari di Punk campione, ancora di più. Il pubblico vuole questo, anche al di là che si è capito che vuole cercare di accontentare il pubblico più possibile, l'ha detto anche chiaramente in un'intervista di pochi giorni fa, quindi non vedo. Poi erano uscite le voci che sono hanno altro che fatto pace, pare, dicono di essere ancora più in buoni rapporti, quindi non vedo perché non debba arrivare adesso. Sarebbe sciocco farlo arrivare in altre date, che sia New York, esatto, che sia Canada, casa di Omega, che sia, sarebbe sciocco. Allora, MJF, che lo vogliamo o no, è un cazzo di heel. Certo. Farlo uscire qua a Sì. rovinare la vittoria di Punk, Esatto, cioè, ma è il posto ideale, non... o lo fai lì è o lo fai a Raw. un'occasione, è un'occasione che devi, Long cioè. Island non hanno previsto pay per view o eventi importanti, lo fai per forza a Chicago, All Out, dove comunque dici che è il tuo show principale e lo devi fare per forza lì. No, è questa l'occasione. C'è Sì, poco da fare. senza dubbio, senza dubbio. Però, prima di chiudere, in giro non c'è tantissimo, nel senso che a differenza degli altri anni, la WWE non ha
fatto la mattanza in tempo per vedere qualche debutto clamoroso, e di contratti terminati, come è successo per Brian Danielson per esempio, non ce ne sono, per cui chi ci possiamo aspettare da fuori? Io un nome ce l'ho, e potrebbe essere interessante questo nome a un certo punto per tante ragioni, e questo nome è Kota Ibushi. Ecco. Che potrebbe arrivare... Lo dirò anch'io. Ecco, perché la New Japan ha un problema con Kota Ibushi, grosso, e diciamo che potrebbe fargli bene mandarlo da qualche parte e dire, Tony Khan... No, dall'amichetto suo. Glielo paghi tu lo stipendio mentre lui e il suo amico giocano a vincere tutto in All Elite. Cosa dici, Fabri? Sì, secondo me è uno abbastanza probabile, visto il momento che sta passando, soprattutto in New Japan. Non il pubblico magari più quello cosiddetto casuale, che magari è il più è il maggiore, non riconoscerebbe i Bush, però siamo a Chicago, quindi non si pone quel problema, e quindi niente, rivedremo i Golden Lovers, infatti. Molto, cioè, se deve uscire un nome da fuori è lui, ma non magari non All Out, ma anche tra qualche mese, per dire, però comunque prima o poi i Bush, cioè, ce l'ha scritto in testa. Sai, All Out è uno di quei posti in cui comunque far debuttare qualcuno non fa schifo, eh? No. Anche perché magari, scusami se ti interrompo, dopo l'incontro Trios, se c'è un po' di maretta coi cosi, magari ti appare proprio lì. Luca? Penso che sia il più grande nome che può venire. Altri liberi non ce ne sono, liberi nel senso, insomma, possibili non credo ce ne siano. Sia che escono da Stanford, sia da altre parti. Anche perché a Stanford ormai prendono, non lo rilasciano più. Quindi... no, mi piacerebbe, volevo dirlo già io, come ti ho detto prima, e lui è il nome che un po' mi piacerebbe vedere anche. Per quanto riguarda Saraya, le sue uscite, beh, certo, che ogni tanto, insomma, anche lui è uno di quelli che Twitter magari glielo togliamo, facciamo più bella figura. Per quanto riguarda Saraya, che comunque ricordiamo non ha firmato con la WWE perché lei è convinta di poter ritornare alle competizioni prima o poi, mentre per la WWE lei era una di quelle, sapete che esiste una lista nel backstage delle persone che non possono essere toccate in alcun modo. Christian era tra le persone che non potevano essere toccate in alcun modo, poi è passato a contatti minori, poi è passato a full contact, e in questo caso Saraya è una di quelle che non può essere toccata da nessuno. Lei ci crede ancora tanto. Cosa ne pensate, Fabri? Non si è mai parlato di un suo recupero totale, e quindi se dovesse arrivare al momento la vedrei in un ruolo a parte, diciamo, manageriale, comunque non, e poi è comunque tanto che non lotta, e non lo so, perché comunque fortunatamente ci sono quelle tra virgolette classifiche della WWE, perché magari a qualcuno può dire magari sono troppo severi, ma devi essere più severo possibile, perché comunque lei, soprattutto il collo è una parte pericolosissima, magari prende un colpo, rischia poi di restare paralizzato, quindi non ci mancherebbe, se dovesse tornare a lottare, che siano certi al 1000 per 1000 che possa tornare. Cioè, piuttosto a lottare, certo, parlo di lottare, piuttosto le faccio fare 40 visite in più, cioè, ma devo essere certezza assoluta, assolutamente. La vedo più come parte manageriale se dovesse arrivare. Anche se lei col wrestling, per carità, adesso ha fatto ha fatto un'apparizione in una federazione, ora avevo letto. Sì. Dove lotta il fratello, mi sembra. Sì, mi pare di sì. Lei comunque col wrestling, vabbè, la sua famiglia c'è nata nel wrestling, quindi ci mancherebbe. Però allo stesso tempo un'apparizione, diciamo, come manager piuttosto che dietro le quinte, sarebbe rimasta in WWE, perché lei, a parte tutto, si è trovata bene. Quindi mi fa un po' pensare, se non può tornare a lottare, onestamente non ce la vedo, perché sennò sarebbe restata in WWE a fare quello che faceva. Ricordiamoci sempre che in WWE non accettavano i responsi medici che arrivavano da Brian Danielson.
e quindi è stato un bel problema per lui farsi riaccettare. È durata tantissimo la... è normale, cioè io preferisco così a un certo punto. Sì, sì, no, ma ci mancherebbe altro, cioè... Poi è ancora una ragazza stragiovane lei, esatto, 30 anni. Un infortunio al collo, cioè scherziamo, il collo è pericolosissimo. Ma vedi, l'abbiamo già detto, direi Rotunda. Abbiamo già detto... Rotunda è un nome sempre papabile. Finché non va da una parte o dall'altra, è un nome che continuerà a girare. Io sono troppo convinto che torni in WWE, ma se deve tornare. Anch'io. Guarda, può fare quello che vuole. Io sono convinto che una persona davanti a un contratto con una birra in mano sia super consapevole di quello che sta firmando. Ci mette il suo nome perché in quel momento, poi magari dopo 3 mesi è scontento per mille ragioni, ma in quel momento è sicuro di quello che fa. E chi sono io per dire hai sbagliato? Cioè, onestamente, se la sua scelta fosse andare anche, non so, a fare tutt'altro, ma ben venga, ci mancherebbe altro. Non sono qua a dire no, deve andare da una parte o dall'altra. Certo, io non sono convinto che sia sto fenomeno creativo come dicono tutti. Quindi se non vieni nei W, non... cioè diciamo che i capelli non me li sono strappati per lui. Ok, mi sono caduti per i cazzi loro. Non andrei avanti, non mi strapperei la barba. Strowman pare abbia preso la via del rientro in WWE già da lunedì. Ma perché, sai perché questa cosa? Perché la WWE, per la WWE, la, come si chiama, Control Your Narrative, sì, era la vera minaccia. Quindi li ha presi tutti. Ah, ok. Ha preso Cross, ho visto che anche Weston Blake si sta allenando al Performance Center. Bene. C'è Strowman, manca solo EC3. Manca Flip Gordon, che si è rovinato la vita ad andare in Control Your Narrative, che non l'ha più chiamato praticamente nessuno. Ero chiaramente ironico. Assolutamente. Sono tutti rovinati la vita con Control Your Narrative. Ma fortunatamente non è una cosa che compete a noi. A noi competeva provare a darvi così i nostri... le nostre idee su questo pay per view. Sarà un pay per view fiume, ma noi come fiume vi daremo anche in pasto la nostra maratona domani dalle 14 alle 23. Ci trovate live sul canale Twitch della Tabella del Ring e cerchiamo di riempire il pomeriggio e la sera di programmi molto interessanti. Ci proviamo con tutto quello che abbiamo. Lo facciamo prima di ogni pay-per-view, cerchiamo davvero di dare il massimo per riempire sempre di più questa community e far sentire il peso della nostra presenza, che comunque cerchiamo sempre di esserci e di farlo con qualità. Aiutateci anche voi, come avete fatto oggi, per esempio, prendiamo la palla al balzo e ringraziamo la chat. Molta qualità anche la nostra chat, persone intelligenti che hanno voglia di parlare, hanno voglia di tirare fuori le loro idee. Grazie di cuore. E poi ovviamente iniziamo a ringraziare i partecipanti. Grazie Luca per aver fatto il tuo debutto anche qua. Grazie a voi per l'ospitalità, diciamo, e della bella chiacchierata. Volevo farli veramente questi pronostici, infatti ho mandato via tutti di casa. Ha sbattuto la gente fuori di casa solo per fare i pronostici, cioè solo per questo un applauso grandissimo al nostro neoacquisto Luca. Fabri, io credo che tu sia sempre in live in questi giorni, quindi se volete vedere Fabrizio e parlare con lui, non dovete né chiamarlo né scrivergli, no, venite qui sul lato vela del ring, che lo trovate al 99% a qualsiasi orario. Quindi Fabri, per il tuo titolo 24/7, per la prossima settimana, devono venirti a cercare su Twitch. Praticamente sì, mattino, pomeriggio, sera. Sempre. Grazie però Fabri per la tua presenza e per aver portato i tuoi pronostici. Grazie mille, grazie a tutti. Ci risentiamo ovviamente molto molto presto, continuate a seguirci. Se volete potete anche abbonarvi al nostro canale YouTube, c'è il tasto qua sotto, cliccate abbonati, vengono fuori le possibilità, 2, 5, 10 euro, e a seconda del vostro abbonamento noi diamo dei servigi differenti, per cui cercate qual è la soluzione per voi migliore, a noi un aiuto anche piccolo
fa sicuramente tanto piacere e vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno già deciso di sottoscrivere l'abbonamento, sono circa una ventina di persone, non ci aspettavamo così tanto amore e invece c'è, quindi davvero grazie, grazie, grazie di cuore. È davvero tutto per oggi, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, buona lauta a tutti, ci sentiamo alla prossima.